da qui lo prendo in mano io il gioco. Devo dire che la mia ragazza non è stata male, ha preso 6 cuccioli e 66 ossi. Gliene mancavano pochi, dai, non possiamo fargliene una colpa. Prossimo livello, il negozio di giocattoli. Ciao, bel micione. Bel micione. Io sono il sergente Tibbs e sono stato inviato per aiutarti a salvare i tuoi fratellini e sorelline e a catturare Crudelia. Che cosa sai di Crudelia? Beh, diciamo che ho combattuto molte battaglie contro quell'orribile donna. Approfitterò di tutto l'aiuto che puoi darmi, sergente Tibbs. Ci vediamo. Oh! Ah, si faceva col triangolo. Credo di doverlo colpire un po' di volte per distruggerlo questo. Ok, ce la possiamo cavare. A parte che è tutto... Oh, buongiorno. Molto... Ah, ma ecco perché continuavo a muovermi. Perché questo funziona davvero. Oh, buongiorno. Cosissima! Cosissima! Sai che, nonostante tutto, la mia ragazza è stata brava. Si è un po' persa in alcuni pezzi, però effettivamente non se l'è cavata male. Io che invece la prima volta che gioco al gioco dovrò fare molta attenzione. Ad esempio, già i comandi mi stanno dando non pochi problemi. Allora, con calma. Esatto, anche perché questo ti fa scivolare. Ti fa scivolare più di quanto dovrebbe. Ecco fatto, è stato più difficile di quanto non sembrasse prendere un singolo osso. Allora, prendiamolo anche da questo lato, Dio mio. Ecco qua, a questo giro è stato molto più semplice. Non mi sembra ci sia nient'altro. Proseguiamo. Ecco qua, prendili. E ora entra dentro. Dove cacchio siamo usciti? Cos'è, un dungeon? Ciao. Allora, Tibbs, vieni dalla campagna dove abita Crudelia? Sì, conosco bene la zona dove si erge il decrepito palazzo di... Dove si erge? Il palazzo è vicino alla fabbrica di giocattoli? Come faccio ad arrivarci? Un passo alla volta. Devi attraversare questo negozio di giocattoli e arrivare in cima al Big Ben passando per Piccadilly. Pure! In cima al Big Ben? Esatto! Perché? Dall'alto della torre del Big Ben puoi comunicare grazie al passaparola canino del tramonto. Gli altri cani potranno aiutarti ad uscire da Londra e ad attraversare la campagna fino al castello di... Ah, certo! Facci picchia! Grazie, Tibbs! Vai in cima al Big Bang, buttati di sotto. Oh no. Allora, io intanto... Ma è uno scivolo. È uno scivolo questo. No. No. Ecco qua. Va bene tutto, ma... Ci siamo. Ok. Ah, è una cagata. Devo solo far scoppiare 10 bolle. E non posso neanche sbagliare, cioè non è che ho i colpi contati. Ne manca una. Da matti! Da matti! Bella, frate! Spacca! Figurina pure, addirittura. Sei un super cucciolo! Yeah, bella! Che bello quando le finestre una volta erano solo disegnate e ti davano solo l'impressione che c'era qualcosa là fuori, invece no. Allora, quello sicuro mi riporta in cima, sono molto sicuro di questo, però prima... Vieni qua. Esplode? Ok, è esploso, ma non ho capito prima come mai avevo preso danno. Allora, proviamo a salire di sopra. Più al centro. Ok. Fammi vedere cosa c'è qua sotto prima. Ulla. Dove siamo finiti? Ciao. Ah, questo è un punto di controllo. Benissimo. Allora, facciamo le cose con un attimo di ordine. Andiamo di sopra prima. Vediamo che cosa c'è. Siamo... Non ho idea di dove siamo.
Ma stronzo! Ma non lo attaccava! Perché non lo attaccava? No, dai da qua, che palle! Bastava abbaiargli, non serviva a rotolare a quanto pare. Boh, vabbè. Allora, io prendo tutte le cose che vedo intanto. Ah, ok. Sei grande! Yeah, bella frate, grande! Ah, ma siamo comunque dove eravamo prima. Ah. Oi. È morto cadendo di sotto. Il suo onore sarà per sempre ricordato. Ecco qua. Allora, calmi tutti. Lì c'è una vita. C'è una vita che vorrei avere. Io intanto mi finisco tutto il giro. Più che altro, come ci arrivo? Aia! Dove sei? Ecco qua. Allora, credo che prima lui mi avesse preso perché quando ho fatto la rotolata, lui ha fatto l'animazione per andare giù con la faccia e mi avesse colpito. Ok, siamo nel regno spaziale. Ciao Tips, è un vero treno quello? È un modellino in scala di un vero treno a vapore. Puoi salirci per muoverti nel negozio se vuoi. Allora, io lo so che non è colpa del gioco, è colpa dell'emulatore, ma è normale che quando upgradi così tanto un gioco vecchio di più di 20 anni ci siano delle problematiche con il rendering. Anche perché il gioco non era inteso certamente per essere 1080. Ecco qua, grazie del panino. Grazie degli ossicini. Ok, ecco qua. Allora, aspetta, voglio uscire. Fammi uscire un attimo. Cosa mi serve per passare? Non lo so. Ciao, cucciolo. Per guadagnare l'uscita, devi prendere l'ascensore e scendere al magazzino nel seminterrato. E come si fa? Entra nell'ascensore e premi il pulsante azione. Niente di più facile. Ok. Allora, prima però facciamo le cose con ordine. Voglio prima salire sul trenino perché molto probabilmente... troppo! Sono andato dall'altra parte, dicevo. Molto probabilmente c'è roba nelle altre parti del livello che non siamo riusciti a prendere prima. Io intanto prendo tutto quanto. Mi fai vedere quanti cani ci sono per ogni livello? No, eh? Peccato. Sappiamo solo che siamo a 4 per il momento. Ecco qua, allora. Ma io posso andare sulle rotaie o... oppure no? Mi sa che no. Vediamo. Ciuffe, ciuffe. Sala segreta. Figurina. Cosa devo fare? Ah. Ah. Ho capito. Allora, aspetta. Voglio prima ottenere tutti gli ossi. So che probabilmente se lo facessi dopo sarebbe molto più semplice, però sono testone e io li voglio tutti subito. Allora, calmi tutti. Troppo. Ecco qua. Siamo a 7. 8. 9.
10 e 11. Allora, aspetta, mi faccio trasportare dall'emozione e vado da solo, non mi muovo neanche. Ah, ci ho sperato. Dai, 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 prendi l'ultimo. Benissimo, ho preso l'ultimo senza neanche muovermi. Arrivano i nostri. 5 cani. Forse su ogni livello ci sono 6 cani. Può essere. Forza trenino. Vediamo qual è la prossima. Prossima fermata, Sala delle Rovine. Sala delle Rovine. Perfetto. Così prendiamo questa vita extra. Ah, oddio. Il treno. Che fine ha fatto il treno? No, ti prego. Dai. Non puoi essertene andato senza di me. E non c'è neanche. Oh, l'ho sentito passare. Ho sentito ciuffe ciuffe ciuffe. Quindi magari se aspettiamo un attimo ritorna. Eccolo. Fermati. Te l'ordino. Forse ho capito. A parte la stanza segreta, tutte le stanze lui se ne va. Prossima fermata. Basta, qui non si ferma. Neanche qua si ferma. Ah, così, solo queste due stanze si fermava? Tre contando questa? Vabbè, allora. Prossima fermata, sala spaziale. Vabbè, grazie. Andiamo di sotto, vediamo. Ma è finito il livello? Ah no, c'è ancora il basement, giustamente. Ah, giusto, giusto. In questo gioco per finire il livello devi passare nel teletrasporto. Vero, vero, mi ero dimenticato. Quindi finché non vediamo quello posso stare tranquillo. Allora, iniziamo un attimo a fare tutto il giro. Dobbiamo ancora trovare un Bao Bao. No. Ecco qua. Allora, di là c'è anche il pappagallinos, che non sono riuscito a prendere. Ok. Come raggiungo quello? Forse saltando da parte a parte. La musichetta. La musichetta è un filo alta nella mia testa. No, un po' più in avanti. Aspetta, ecco. Dai, c'ero arrivato. Allora, dicevo, un po' più in avanti. Perfetto. Ma no, allora, abbaiare non funziona. O meglio, ha funzionato perché l'ho buttato di sotto, però. Dunque, fratellino. Sei troppo forte. Bella. Allora, ecco qua, l'ultimo ossicino. Siamo a 89, ce ne mancano 11. Tutti i Bao Bao ce li abbiamo. Credo che siano tutte qua le ossa. Credo che siano tutte qua. Sì, perché sono al teletrasporto. Ok. No. Ah no, c'è ancora un pezzo da salire. Stavo dicendo, no dai, ti prego. Non puoi dire che me ne mancano così poche. Ecco fatto. Ci mancano 6 ossa. No, dove posso averle perse? No, che palle. Vabbè dai, abbiamo vinto.